Moro era un artista cresciuto nella concretezza dell'attività aziendale, in un momento storico che a Napoli permetteva il difficile connubio tra creazione artistica e sviluppo degli affari. Il padre Guglielmo gli aveva affidato quella che era diventata nella prima metà dell'Ottocento la maggiore casa editrice musicale d'Europa, casa editrice Girardi. Ma quel che è più importante, Teodoro incarnava perfettamente l'idea del padre di rendere la canzone napoletana un affare. E quando dico in gamba, l'avete sentito l'intervento all'anticoncilio, ve l'avevo detto che era una persona seria. Natale Savoia, dei baroni di Montesacchio, interruppe la battaglia per il recupero del pezzo di pastarella caduta nella tazza e per farsi prezioso provò a dissimulare la scelta già fatta. Don Teodoro, se c'è una cosa che mi preoccupa è proprio l'eccesso di serietà, o meglio di zelo. Chillo Guaglione si prende troppo sul serio, dici ma la verità, è troppo determinato, senza mezze misure, e questo eccesso trasforma la virtù in difetto. O è tutto nere nero, è tutto yang yang, no, così non può essere, ma a così riesci, con il colpo di teatro che scombina ogni regola e quasi quasi ti deve fare a pezzi. Ah, così uno rischia di farsi male assai, a noi, ma chi ce la fa a fare? Don Teodoro cercò di non manifestare apprensione, attese che il suo vicino recuperasse con soddisfazione la pastarella che ormai era affondata completamente, raddrizzò le spalle sulla sedia e aristocraticamente portò la tazzina del suo caffè alla bocca. E che caffè! Con un caffè così speciale le labbra si rigeneravano, la parola usciva più fluente, meglio arrotondata, quando la bocca sapeva chi lo caffè. Mentre degustava il nettare, stilettò uno sguardo colpino verso quel cacasotto. Donata, l'affare o lo facciamo mo' oppure sfuma. Sono ancora tutti qua per l'anticoncilio, i fratelli francesi e tedeschi interessati. È adesso che dobbiamo approfittare. Quando ci capita un'altra occasione così, non credo sia il caso di fare ragionamenti troppo complicati. Chi lo fa è chiaro. Le attrezzature stanno a disposizione, che basta fare un fischio, i tedeschi ce le portano. Il locale ce l'avete voi, già bello e libero, proprio kabash. La materia prima è assicurata dai fratelli francesi, l'esperto della lavorazione che poi sarebbe Mario, è purissimo completamente a disposizione, così come tutti i lavoranti cappellai della società. Che volume è più? Che altro ci manca? Natale Savoia alzò gli occhi all'altezza di quelli di Don Teodoro e sentenziò a lira. Don Teodoro, è a lira che ci manca. Ma ci voleva ben altro per smontare Teodoro contro Don Natale. E che preoccupazione è questa? Ammesso che mancasse la lira, e io so che a voi non me manca, i francesi e i tedeschi sono pronti a farci credito. Per loro la determinazione di Mario, che a voi sembra eccessiva, è un valore aggiunto. Strinse gli occhi rassicurante. Sentite a me, l'affare sa da fa. Quando quella mattina decisero che il nome sarebbe stato Premiata Fabbrica Cappelli Savoia e Socio, Teodoro Cottrò ebbe la certezza che ormai l'affare era andato in porto. Mentre tornava a casa soddisfatto, il suo cervello compiaciuto gli cantava sotto il cappello: sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Alla presentazione del libro, il libro ancora non lo si è letto, allora abbiamo pensato, speriamo bene, speriamo che vi piaccia questa nostra formula, di fare in modo che il vero protagonista stasera sia effettivamente il libro. E quindi sentirete, da questo abbiamo cominciato con la lettura del brano del libro ASMR, e così faremo per tutto il corso della presentazione, alternando interventi brevi ad altre letture di altri. È il primo libro di Pino Sassano, questo lo sapete. E il primo libro, se ogni libro è sempre un po' come un figlio, il primo libro forse è un fatto ancora più difficile.
e la tensione che sento io qui vibrare a fianco a me in video mi conferma questa sensazione. Che sono i miei docenti qui alla mia sinistra, la psicologa Rossana Castriotta e il professor Alberto Ventura. Io direi che possiamo ascoltare un altro brano. Grazie. Continuiamo in maniera cronologica, seguendo appunto il libro. Siamo nel 1860, la premiata fabbrica Cappelli, Savoia e Socio, parte, questo grande progetto va in porto e Mario si ritrova a doverla dirigere con i pro e i contro. Ed è qui è proprio uno dei momenti privati, personali, che vive il nostro MM capostipite a casa sua. Scaricare in coppa a casa mia, tuoni, fulmini, saette che non mi fanno addormentare, come se non bastassero i pensieri che assaltano feroci la mia testa. Ho fatto bene ad accettare, e questo è il dubbio che non mi fa dormire. Come io, Mario Mignone, antesignano della cosa vera, privo del verme che ti fa mentire, ha già accettato il patto scellerato dello spionaggio che ambroglia tutte cose. Eppure è vero che chi me l'ha proposto non mi ha lasciato scelta. Vedi, caro Mario, la questione è delicata assai. Io lo so che i tuoi principi, che sono pure miei, ti sembreranno offesi, ma il gioco che giochiamo si è molto complicato. T'ho già promesso che nella vita, se ci so io, non sarai mai solo. Questo è l'impegno dei compari onesti, veri padrini della tradizione. Tu solamente sai se fino adesso ho fatto il mio dovere. Quando è vero che sono Don Teodoro, tutto il mio agire è stato, eppure adesso è diretto al tuo interesse, e l'interesse tuo passa per l'interesse mio. Quest'ultima espressione non gli tornava chiara. E l'interesse tuo passa per l'interesse mio. Cosa voleva dire? La notte fonda a capa non sa quella, sto a letto, ma ancora sono sveglio. Come potrei dormire? La goccia maledetta, plic, plic, plic. Una vera persecuzione, inesorabilmente cade dal solaio dentro l'ospedale. L'avevo messo apposta, ma ormai sarà riempito. Plic, plic, plic. Una tortura che scava nella testa, facendo spazio al dubbio. Ho fatto bene ad accettare. È netta l'impressione che la goccia appresso sarà quella famosa, quella che porta il vaso a traboccare, e penso che pure io sto traboccando. Tutta una volta mi è caduta addosso un'eventualità imprevista, fingere di non sapere quando per una vita intera ho sostenuto l'ineluttabile primato del sapere umano. Mi viene voglia di piangere e consolarmi sopra la spalla di un genitore vero. Ma a chi lo dico? Mio padre, e quindi la sua spalla, io non so chi sia, e mamma mia, l'ha già persa troppo presto. L'unico posto che mi rimane sarebbe la panza di Don Teodoro, ma in questo caso non credo sia il caso. Mariuccio bello, io non sono eterno, sono malato, il corpo non mi aiuta, l'età c'è tutta, per quanto tempo ancora ti posso garantire protezione? Vieni, per esempio, mi sono mangiato un piatto di scarola giusto per scaricarmi le viscere intasate. Niente, sono 6 giorni che non vado al cesso, eppure che la scarola sto induppato. È segno brutto di vecchiaia arrivata, non digerisco più, penso che sto morendo, sono sicuro che ormai mi manca poco, ma a te ci tengo troppo. Dici, ma verità, tu sei ancora un guaglione e non dimmi niente, niente tranne la mia promessa, la quota della fabbrica Cappelli. È vero che nella forma ancora mi appartiene, ma la promessa è che la, appena si è avviata, la lascio tutta a te la parte mia. In pratica è già tua. Non sei tu che devi mantenerla. Senti, a me, i fatti che tu sai sembrano peggio di quando infine sono. Accetta il rischio e soprattutto, siccome ti conosco, non fare drammi, che la vita è breve. Non fare drammi, una parola. Provaci tu se ci riesci, ca, a notte fonda, renda sto fascio fetido e malsano, un posto dove mangi e dormi che è zoccolo le moleste che fanno scempio delle cose tue. Se non stai accorto anche di te, approfittano affamate. Che
stata la notte. Sentivo piacevoli tormenti al piede destro, solletichi, importuni e delicati, che davano sviluppo a un mio sogno. Volavo, nudo, in cielo, nel blu del Golfo di Sorrento. Nuoto nell'aria, mi affaccio alla costiera amalfitana, rotta sud-ovest, dirigo verso Capri. È giorno, il mare è piatto e c'è una luce tersa, amica di chi vola. Divento neanche ombra. Mi sento un cielo estrutto di vuoti d'aria. Quando li trovo scendo col cuore in gola, ma senza tema alcuna. So che finisce presto e poi trovo sostegno. L'aria che sta più in basso mi riporta sopra, placidamente. Soave, il vuoto m'appartiene, non genera paura, il sole non lo vedo, lo presumo, è tutto calmo, la sensazione è bella. Guardo il paesaggio, punto la mia meta, l'isola vicina. All'orizzonte l'unico disturbo è una nuvolaglia che non distingo bene, veloce, mi raggiunge e mi oltrepassa. Sono uccellacci neri, corvi e cornacchie in stormo fitto fitto. Ora mi appresto a scendere, già vedo i faraglioni, ma un tratto, mentre mi libro, pronto alla discesa, sento una cosa che mi trattiene in alto. Mi volto e un corvo, forse una cornacchia, mi tiene stretto l'alluce nel becco. Non vuole che io scenda l'animale. Reagisco, scalcio, mi voglio liberare, ma niente, lui non molla. C'ho l'occhio giallo, lo sguardo da predone. Oh, mi maledetto, lasciami atterrare, ormai sono arrivato. Sotto ci stanno vigne coltivate a sbalzo in faccia alla collina che scende verso il mare. Con l'altro piede do un ulteriore colpo all'uccellaccio, quello mi lascia. Spero che come prima l'aria di nuovo mi sostenga il volo. Sono un illuso, precipito, sgraziato, senza speranze, senza protezione. Cado, senza più in fretta, cado nell'abisso. Mi aspetto il tonfo da un momento all'altro, arriva invece quando tocco il fondo. La morbida e bagnata sensazione di essere caduto dentro un pino colmo, pieno di chicchi d'uva appena vendemmiati, a fondo sento di affogare. E poi mi sveglio, in questo basso, umido e schifoso, bagnato veramente. Sollevo il busto e vedo con orrore l'occhio del topo col mio piede in bocca. Il sangue ha intriso tutto il materasso. Hai voglia di scuotere la gamba, quello non lascia. È grande quanto un gatto, ha fame da leone. La giammazzaca scarpa, o tacco un coppa alla capo. Lo sbatto tante volte fino a che il sangue suo si ammischia col sangue mio. Questa è la situazione. Che sembrano andarci delle cose, poi in realtà ci lasciano assolutamente uguali, se non più poveri di prima. Invece ASMR è un libro che vuole, come possiamo dire, che chiede, che sa pretendere dal lettore, soprattutto concentrazione. È un libro che si dipana geograficamente in due continenti, o forse tre continenti, Napoli, New York e Laurina. E diacronicamente invece si allunga attraverso numerosi decenni per spiegare questa genia dei Mignone, in parte da Mario Mignone, il capostipite, poi a mano fino all'ultima protagonista. Io notavo che molto spesso le prime opere sono abbastanza semplici, come possiamo dire. Non è che questo è il caso, il libro è ricco di protagonisti, quasi come se fosse un bel romanzo di lusso, no? In cui gli autori sanno veramente portare avanti e spiegare questa pletora di personaggi, di protagonisti. Il libro ha numerosi aspetti, numerosi profili, sfaccettature, è molto molto ricco e dettagliato. Direi che è quasi un'opera matura più che un'opera. Però rimane, difatti, anagraficamente come un'opera prima. Allora volevo chiedere alla psicologa. Di solito l'opera prima, chissà perché, è sempre può
quasi rivolta all'indietro, all'infanzia, come se fosse una sorta di ricercare se stessi, di costruire una sorta di piattaforma sulla quale poi poggiare i piedi. E anche in questo caso, no? Mi sbaglio? Sì, in effetti anche questo è il caso. Il libro, più che un figlio, come tu dicevi, è Pino. Pino vive nelle pagine del libro. In questo caso, sì, diceva giusto il professore Arias, in questo caso per due motivi. Innanzitutto per la costruzione di ricerca delle origini, che non sono demonizzate come fardello, come peso che condiziona le persone poi nel proseguo degli eventi della vita, ma proprio come ricerca di se stessi e di buono che le figure ci hanno lasciato, quasi a ritrovare un'identità che in un certo momento della vita uno appunto si ferma e guarda indietro verso quello che è se stesso, quindi se stesso attraverso le radici. Ma è anche un libro che è pieno per la costruzione proprio dell'opera, del romanzo. È un libro costruito come un sogno, e infatti giustamente prima è stato letto un brano onirico. In realtà è un sogno perché i piani, quando voi leggerete il libro, sono piani sfasati, ci sono personaggi che ricordano. Quindi come avviene nei sogni, cioè il passato che irrompe e che guida, quindi il sogno sia nell'opera come per i greci, che era un messaggio degli dèi, e sia come per Freud contenuto dell'inconscio. In Pino c'è questo, c'è sia il messaggio di recupero, di significato, di oracolo, e sia il messaggio inconscio. Ed è costruito quindi come dei ricordi. È un libro che prende molto dal sogno perché è scritto molto bene, però ci sono dei riferimenti alla lingua madre, che poi è la lingua napoletana, che all'improvviso erompono, proprio come i contenuti latenti dei sogni, quasi a disvelare un significato, a riassumere dei concetti importanti che vengono resi proprio con la lingua materna in maniera fluida. Ed è anche un libro che richiama molto il sogno per, come avete sentito, la forza di alcune immagini che sono dirompenti, per il contenuto e dei riferimenti per esempio alla morte, ma anche alla vita, quindi delle cose estremamente passionali e anche molto forti. Ecco perché questo libro è Pino, più che un figlio di Pino, è una ricerca di se stessi e del proprio inconscio. E a questo proposito io volevo anche leggere in effetti alcune riflessioni di Oliver Sacks sull'autobiografia, sulla scrittura di se stessi. Pino non scrive di sé, ma è come se lo facesse, perché scrive di persone che gli somigliano, tratteggia in ogni personaggio, probabilmente c'è qualcosa di Pino. Pino in ogni personaggio ha tratteggiato un aspetto di se stesso, dai più minori a quelli protagonisti. Appunto volevo leggere questo. Ognuno di noi ha una storia del proprio vissuto, un racconto interiore, la cui continuità e presenza è la nostra vita. Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi. Se è necessario ripossedere la storia del nostro vissuto, dobbiamo ripetere noi stessi, rievocare il dramma interiore e il racconto di noi stessi. L'uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo per conservare la sua identità e il suo sé. E in effetti questo è l'opera, che è il percorso che Pino compie con questo libro, che è un libro familiare, un lessico familiare, come direbbe la Ginsburg. Ci parla con un linguaggio familiare, di contenuti personali, di un percorso personale di riscoperta, ma anche di contenuti che riguardano noi stessi. Noi all'interno del libro di Pino potremmo ritrovare lo spunto per riflettere sul nostro passato e integrarlo nella vita e nelle esperienze nostre odierne. Questo processo catartico, secondo te, l'autore, l'uomo, esce rafforzato? Allora, dal processo catartico ci sono due strade, nel senso che sicuramente c'è una liberazione, se possiamo dire, un riappropriarsi, ma è anche un momento in cui poi bisogna fare il punto per proseguire oltre, per prendere quello che si è dato, che si è cercato, che si è trovato, di metterli insieme e di percorrere di nuovo faticosamente, perché la vita è fatta di percorsi, di ritrovarsi, ma di percorsi andando avanti con molta fatica. Quindi dire che è una cosa leggera
assolutamente no, cioè, c'è molta fatica anche dopo. Infatti il libro di Pino lascia questo senso di impegno nella ricerca proprio di se stessi, proprio anche per i contenuti trattati. Infatti poi io volevo chiedere questo a Pino, cioè proprio la scelta di questi contenuti così forti di vita, sia di morte ma anche carnali, con i termini, sì. Allora magari lo lasciamo dormire, così la sua attività onirica prosegue e noi magari aspettiamo un secondo. Vogliamo sentire un altro brano? Questo brano ci racconta, ovviamente cerchiamo di mantenere l'atmosfera dell'onirico. Questo brano racconta invece un momento di sogno del Mario Mignone degli anni del 1960, quindi un secolo circa dopo il capostipite della famiglia, e anche lui viene sorpreso dall'autore in un momento onirico, di sogno, tra la veglia e il sonno, è una zona preziosa in cui facciamo funzionare il sonno. Sonno che parte quella sigla, quella commedia della televisione. Io me la sento e sbircio con un occhio le scene che mi passano davanti. L'altro occhio lo tengo riparato, chiuso, schiacciato di lato sul cuscino, così mantengo la giusta posizione del malato, disteso sul fianco di sinistra, braccio sotto alla testa, gomito flesso, messo per appoggio, un poco rannicchiato sotto alle coperte, con l'altra mano che gioca con il glande a ritmo alterno. Insomma, un occhio veglia e l'altro a sonno. Io sto tra loro due, in mezzo. Grazie ai miei farmaci calmanti, il senso del dolore è intorpidito, seppure sta costante il suo richiamo. Una puntura fine su un blocco di cemento che pesa sopra il cuore, come se mi dicesse, guarda, è solo un caso. Questa è una pausa che da un momento all'altro si interrompe. Goditi la condizione finché dura. L'angina pectoris, il tuo memento mori. E chi se lo scorda? Frattanto mi distraggo, guardo lo schermo che dalla Tour Eiffel m'affaccia sulle luci di Parigi, notturno in Campolungo, spettacolo inconsueto da Lauria, magia televisiva. La scena finisce di girare sul paesaggio e stringe un primo piano di Maigret. Sbuca da un lato, sornione e corpulento, e fuma con la pipa in mano. Intanto la canzone della sigla ricorda tristemente che il tempo fugge via, il tempo se ne va. Bisogna fare in fretta. Esigersi veloci, cercare di racchiudere in minuti quello che normalmente si realizza in ore. Vede Maigret che invece non si allerta, rimane sulla torre a sfumazzare, grandi boccate di piacere, e osserva il vuoto buio da sopra alla città. Io mi domando, ma perché sta fermo? Non sente il richiamo del dovere? Quanti mariuoli, quanti malandrini stanno tramando mentre lui sta là? La cosa non mi torna, il dubbio mi colpisce in bocca. Palato amaro e secco, lingua rigonfia, asciutta. L'acqua è sul comodino, c'è pure la cannuccia nel bicchiere. Troppo lontano, dovrei allungare il braccio. È fuori discussione. Allora storco la vista all'angolo del letto. Cenzina guarda lo schermo solo di tanto in tanto, assorta a sferruzzare con la maglia. Mi sta seduta quasi sopra un piede. Crede che dorma? Infatti sono mezzo addormentato e non la tengo la forza di parlare. Allora muovo il piede e spingo sulla chiappa. Una, due volte. Cenzina non si volge, o meglio, soltanto di sottecchi, fa mostra di sentire la tastata, si appunta un sorrisino di malizia, pensa che è una proposta sconcia, si aggiusta meglio col cuoco. Povè!
e aspetta, senza lasciare il suo lavoro a maglia. Non ha capito niente. Così torno su Gino Cervi, che finalmente si è spostato altrove. E qui però mi fulmina una lancia, come se trapassasse il mento, prima la lingua e poi il palato, fino a ficcarsi diretta nel cervello. Il commissario sta bevendo birra, seduto alla poltrona del suo ufficio, tracanna da un boccale gigantesco, schiocca la bocca e si pulisce il baffo. Altro che acqua, voglio pulire la birra. Cenzi, lascia sti ferri, ascolta, non mi fa parlare, voglio la birra, voglio la birra. Anche Cenzina non mi sente. Devo studiare un'altra soluzione, forse se mi concentro. Quasi di getto, mi sento nella testa una sorta di tamburriata che senza ritegno, con gli occhi strabuzzati, canto dall'altro mondo e non crescendo, voglio la birra, voglio la birra. Cenzina questa volta se ne accorge, presta attenzione, abbassa al minimo il volume. Mario, stai bene? Ormai sono supino, ben sveglio, con gli occhi aperti, spalancati, appeso sul soffitto, il lampadario spento, inquieta, fa paura. Mi spunta nel chiarore diffuso della TV e un grande ragno pronto a saltarmi addosso, e addosso ora mi viene la consorte. Come mai? Stai bene? Ma vuoi che stia? Non senti il canto? Voglio una birra, voglio una birra, voglio una birra, una birra, una birra, voglio una birra. Cioè, come mai? Non capisco. Ernesto! Ernesto! Che c'è, mamma? Sono in cucina. Erre, vieni a vedere, stavolta non capisco proprio, aiutami un poco. Arrivo! Arriva. Fammi sentire. Porta l'orecchio quasi a contatto con la bocca e ascolta. Mi sento l'alito che odora di ragù. È chiaro che stava cenando. E se non si beveva, voglio una birra, voglio una birra, voglio una birra, una birra, una birra. Io l'ho cantata proprio bella bella, chiara chiara, come è arrivata al cuore. Lo capisci? Zitta, mamma, a me mi pare un lamento. Allora tu sei sordo, come lo devo dire? Voglio una birra, voglio una birra, voglio una birra, una birra. A me mi pare che stia delirando. Pensina comincia a singhiozzare. Mamma, è inutile che piangi, quello il dottore ce l'ha detto, è stata la pressione, a un certo punto il sangue gli è mancato nel cervello, ha avuto l'ischemia, per questo non si muove, i geni nervosi fin da capo sono toccati, ecco perché non parla e parla di vedente. Ti ha detto niente, speranze limitate, ma chi lo sa, può darsi pure che un poco si riprende, mamma, rimane solo da aspettare. Ma quello soffre, e non è che non sente niente. Uè, come non sento niente, è facile parlare con la pancia piena, cena fatta dopo che hai bevuto, io sento molto bene, tanto che adesso sento proprio sete. Invece a me mi pare che lui tiene un bisogno urgente. Brava Cenzina, lo vedi, mi capisci? Mamma, soffre o non soffre, bisogno o non bisogno, non ci possiamo fare niente. A me aspetta. Ernesto, a me mi pare che tiene sete assai. E ma non ricominciamo, abbiamo detto solo un bicchiere al giorno, papà c'ha i reni e la vescica compromessi, niente eccessi. Vabbè, facciamo senza eccessi. Ma quello te ne accorgi? Ci stai chiedendo di bere. Brava Cenzina. Mamma, se lo vuoi fare, io non ti assecondo, è categorico, niente eccessi, la vescica non ritiene più. E con tutti i diuretici che piglia facciamo una rovina, quello si fiscia da volta addosso. Ma sotto al lenzuolo ci abbiamo messo la cerata, poi lo pulisco io. Ma che c'entra? Non è dovuto al fatto di sporcare. E allora? No, ma non te lo so spiegare, so solo che ci sono altre ragioni. Altre ragioni, così non vale, se non mi spieghi allora non c'è storia, vince mamma. È lei che c'ha ragione, voglio una birra, voglio una birra, voglio una birra, una birra. Cenzina fa l'occhio deciso, pare determinata. Scrolla le spalle, piglia il bicchiere, sento che tengo la cannuccia in bocca e finalmente succhio la faccia di mio figlio Ernesto. Lo vedi come beve, faremo piccirillo. Che sogno quella notte. Io e Gino Cervi dentro un bistrò a Parigi, boccale con boccale. Stiamo seduti a indagare su un giorno dopo l'altro. Scusate, commissario, ma devo andare in bagno. Fate con comodo, don Mario, abbiamo tutto il tempo. Ma come? Il tempo se ne va. E noi lo lasciamo andare, che non ha fatto niente. Non lo arrestiamo? Certo che no, è innocente. Allora mi approvvigo. Liberamente. E io mi liberai bagnando la cerata. Grazie.
Ci sarebbe stato un islamista a parlare con noi questo pomeriggio. Devo dire, la cosa mi ha intrigato molto e mi era venuto in mente tutta una serie di domande, però devo confessare un po' all'atere rispetto all'argomento principale del libro. E allora ho appena saputo che invece ad Alberto Venturi è piaciuto molto un personaggio in particolare, una certa Angelicuzza Savoia, se non sbaglio. Ne vuoi parlare? Sì, grazie. Dunque, il libro innanzitutto non è tutto così gradevole come abbiamo sentito adesso. Si è potuto intuire che assieme alla risata il libro tratta anche considerazioni amare, ma leggendolo si nota come ci sia una durezza inconsueta in questo libro. E secondo me il personaggio che meglio incarna questa ambiguità, una grande personalità anche positiva, con una grande miseria fisica, con la grande durezza della vita, è proprio Angelica, la mamma di questo signore che abbiamo sentito adesso alle note della canzone di Luigi Tenco che faceva da sigla al programma televisivo sul Mai 3, dicevo la mamma di quel personaggio. E il personaggio che sta combattendo con la morte, non molto convinto tra l'altro di combattere con la morte, ha un ricordo più importante di altri che è quello della madre. Tutti gli altri personaggi che accaduta ci riportano indietro addirittura di un secolo sono un po' a scatola cinese, ma il primo impatto del ricordo, di questi incontri con la memoria, viene fatto con la figura della madre, che è una certa Angelica, la quale ha avuto una sfortuna nella vita, è nata paralitica fin da bambina, e quindi ha vissuto questa vita, ne abbiamo vari flash, un libro da quando è ragazzina, da quando è adulta, eccetera. Mi ha colpito molto un fatto molto particolare, cioè la preghiera che questa donna, segnata naturalmente da una vita non particolarmente felice, fa al proprio marito prevedendo la situazione di quando sarà morta. Vuole essere composta nel letto finalmente a figura intera. È stata sempre vista come una mezza persona da tutti, perché costretta sulla seggiolina fin da bambina e negli ultimi anni addirittura a letto, quindi ancora più coperta, neppure come mezza persona, ma come un frammento di persona, ha questo desiderio di apparire finalmente, una volta che ha cominciato il suo viaggio finale, a figura intera. E questo l'ho trovato veramente molto bello, disperante se vogliamo, ma molto bello. E per di più chiede anche al marito di non essere composta alla maniera solita, con le due braccette, le due manine incrociate, che le sembra un modo un po' poco dignitoso di andarsene, ma in un modo fortemente simbolico, una mano sul petto e l'altra sul ventre, in modo tale che i propri figli ricevano questo messaggio, che li amati naturalmente visceralmente e li amati anche col cuore sentimentalmente. Questo personaggio racchiude un po' tutto il libro, racchiude le durezze del libro e le piacevolezze del libro. Ci sono tratti esilaranti, mi sono sorpreso a ridere proprio di gusto mentre leggevo alcune pagine, alcuni intermezzi che sono veramente folgoranti, e ci sono pagine che ti fanno fortemente riflettere. Non c'è nel libro una situazione o un personaggio che sia tutta pulita o tutta sporca, no? C'è una grande ambiguità che regna, ognuno ha qualche peso sulla propria coscienza, e naturalmente però c'è una gradazione. Ci sono nel libro per esempio due manipolatori, uno è un manipolatore benigno, se vogliamo, non diciamo quale, se no svegliamo anche un certo aspetto giallo che c'è nel libro. Uno è un manipolatore benigno, personaggio che naturalmente spende e espande e talvolta riesce a portare gli altri al suo discorso in maniera artificiale ma benevolmente per ottenere un risultato positivo. Un altro è un manipolatore maligno che invece forma una persona, la crea pezzo dopo pezzo per i propri scopi non particolarmente confessabili. Quindi questo tema dell'ambiguità che noi vediamo in Angelica, che rivediamo nei personaggi, secondo me è molto importante nella lettura di questo libro e rende il libro difficile, perché è un libro che continuamente ci riporta da una parte all'altra, anche nella sua stessa struttura. Non è una struttura come forse si può immaginare, di descrizione di didascalica, una narrazione continuata di una famiglia attraverso varie epoche, è un continuo salto avanti e indietro che ci sconcerta. All'inizio è piuttosto difficile leggere il libro, c'è uno schemino
no? Nelle prime pagine del libro che cerca di riprodurre i personaggi, i loro rapporti familiari, ma devo dire che uno lo capisce bene solo alla fine, quello schermino, capisce bene perché sta lì e come è stato fatto, non aiuta tanto la lettura e ci sono tutte queste incertezze. Complimenti, è un libro che fa molto pensare. Ho detto questo a chi mi chiedeva prima, quando ho finito di leggere il libro, cosa ho provato, che all'inizio, proprio quando ho chiuso l'ultima pagina, una certa insoddisfazione mi è presa, come se ci fosse qualcosa di incompiuto, che questo libro ti lasciasse qualche interrogativo da risolvere, come se non avesse risolto tutto questo. Non conosco abbastanza Pino come altri da poter dire se è lui o non è lui dentro questo libro e se le cose irrisolte le ha volute fare a posto o meno. Però è un libro che si gusta meglio non tanto alla rilettura, ma alla ripensatura il giorno dopo, due giorni dopo. Io da poco l'ho finito, sono convinto che fra 3-4 giorni l'avrò ripensato ancora varie volte e quello che ti resta, che non ti dà più quel senso di incompiutezza che hai sul momento, è proprio la vividezza di certi personaggi, tra i quali Angelica, come ho detto, quello che a me è piaciuto di più, e che ti riempiono con questa serie di pennellate talmente forti che insomma ci sanano veramente la memoria. Grazie a tutti. Questo è da clan, diciamo, un po' arabeggiante, napoletana, d'altronde, una dominazione su quella mediterranea, diciamo. Ci trovi qualche aggancio con la cultura o con la letteratura, qualcosa in particolare, araba o islamica? Direttamente direi di no, non ho mai trovato una conoscenza della letteratura islamica o qualcosa di simile. Questo è un complimento secondo me perché è un libro molto mediterraneo, assolutamente mediterraneo, che però esula dai canoni un po' classici di una certa immagine mediterranea che vuole un tipo di descrizione, un tipo di personaggi. Qui è un libro che ci lascia veramente molto sconcertati. Nella sua incogliere profondo, non mi ricordo chi, se nella prefazione o nella postfazione, parla di questa Napoli rappresentata in modo così inedito, no? Rispetto alla bibliografia buona e cattiva che sappiamo di Napoli, quella che la presenta in positivo e in negativo. Anche qui Napoli non è né l'una né l'altra cosa, ha una sua ricchezza, un dinamismo straordinario, ci fa vedere le occasioni mancate di questa città, di tutto il sud, se vogliamo, all'inizio della storia unitaria, un mondo che era in grande fermento, ma che poi viene rovinato molto spesso da noi stessi, non dagli eventi storici che ci hanno sovrastato, ma dalle nostre mischinerie, dalle nostre abilità. Molte di queste storie finiscono così proprio per mischinerie, insufficienza, abilità, leggerezze. Ecco, questa è una bella immagine del Mediterraneo, però un'immagine problematica che ci fa riflettere anche sui guai di questo nostro mondo. Bene, allora, visto che il Mediterraneo l'abbiamo approfondito, scandagliato, ci siamo immersi, possiamo allontanarci e indirizzarci verso gli Stati Uniti. Qualcuno forse ha sentito parlare, anzi probabilmente, sicuramente, di una nostra grande attrice, ormai scomparsa, Millie, grande interprete cristiana. Il suo vero nome era Carla Emilia Mignone e forse nel libro ho spiegato se e come era parente del nostro Mignone, M.M. Forse sì, forse no, chi lo sa. Intanto rubiamo uno scorcio della sua vita, la vita di Emily. Trangugiando il caffè bollente in piedi, la superava quasi di un palmo. Millie le guardò i tacchi nel tentativo di ridimensionarla. Accusò il colpo, erano bassi. Il cappello, una cloche di panno rosso, lasciava uscire ciuffi disordinati rossi, pure quelli, mischiati ai lembi di nastrini blu appiccicati a goccia. Dopo il primo sorso, Anna socchiuse gli occhi, schioccò la lingua e si aprì in un largo sorriso. Il rossetto le aveva macchiato i due incisivi che sporgevano dal labbro superiore, ammiccanti.
tanta. Sospirò. Millì si aspettava che l'avrebbe squadrata da capo a piedi, curiosa di rivalutarla fin nei minimi dettagli, come usavano fare molte donne al primo incontro. E si meravigliò d'esserci caduta pure lei. Era penoso quel solito rituale, quel lavorio degli occhi a soppesare abiti, gioielli, trucchi, applicazioni, con l'impudenza di giudicare dalle acconciature. Sfuggiva a quella cerimonia se poteva, ma tanto. Allora, che te ne pare? Accompagnò la frase con un gesto in tondo, rischiando di versare il caffè fuori dalla tazza. Millì seguì quel giro pari pari. Il ponte di Brooklyn e tutto il resto. Bello, mi pare bello. È solo un'ora che sto qui e già mi pare bello. Meglio, così tutto sarà più facile. Dove ce vai a pagarti? Al cancello 1 del porto, sono controllati. E sei sicuro? Certo, allora andiamo. Restituì la tazza di metallo al banco mentre Millì provava ad arrivare al fondo. Il coffee americano. Anna le camminava avanti, portava una gonna a balze con ricami argento, sopra la giacca combinata di lamè, una stola di piume azzurre le circondava il collo coprendo la schiena nuda fino in vita. Da dietro Millì notò la riga di una calza che si interrompeva sul polpaccio dove una sfilatura diagonale la streggiava. L'istinto si guardò le sue, nessun problema, la gonna di magliettina scura l'aveva messa apposta lunga per proteggersi dallo sbarco. Sentì un brivido di freddo e si allacciò la cinta del cappotto. Era già autunno a New York. Anna si girò a guardarla, si fermò di nuovo quel sorriso allegro, cordiale, che dalla bocca rimandava gli occhi blu, luminosi, segnati da due borse. Sparute e felidi le puntinavano il bel naso che fremeva. Arrivi! Si tolse un guanto e mise due dita ad anello in bocca. Il fischio lasciò un minì di stucco. In fondo alla strada, da una macchina, si affacciò un berretto. Anna gli fece segno di andare ancora oltre. E Martin, l'autista dell'albergo, l'ho fatto andare avanti a caricare, così non perdiamo tempo. La prese sotto braccio e svelta ripigliò il cammino. Scusa, vado veloce che non resisto più. Sto sveglia in pratica da ieri. Non vedo l'ora di buttarmi a letto. Oggi ho passato una nottata. E tu hai dormito stanotte in coppa a nave? A dire il vero, no. Allora pure tu ti devi riposare, io all'albergo e ci mettiamo sotto alle coperte. Quando ci svegliamo provo a spiegarti tutto. Un poco parli americano. Un poco. La guardò intrigante. Un poco quanto? Millì si sentì arrossire. Qualche parola? Ma lo capisci? È giusto l'essenziale. Dunque stai a posto. Qua l'essenziale è quasi sempre il massimo, lo capirei ben presto. Scoppiò in una risata, accelerando il passo, si trascinò Millì dubbiosa nella corsa. Lo spilungone col berretto in testa tirava da una parte la valigia e i ragazzini tiravano dall'altra. Give me the back, give me the back, sono babbicci, bastards! Urlava strattonando. Basta valigia, basta sta, pizzi merda! Gli davano addosso i piccoletti. Viste le proporzioni, la lotta doveva essere impari. Invece, il lungo autista non riusciva a liberare il bagaglio. Millì accorse ansimante. Fermi, state fermi, voglio lasciare la valigia. Uè, miss, ma quello della roba! Lo puoi lasciare stare, un amico. E io che ne saccio, ma me lo dici tu? Sì, te lo dico io, lo devo lasciare stare. Sì, ma i soldi me li dai lo stesso? Certo che li do. Prese $2 e glieli porse con un sorriso. Tienili tutti, te li sei meritati. Il ragazzo la guardò meravigliato, poi, senza dire una parola, glieli strappò di mano e fuggì con gli altri. Anna Mancuso era interdetta. Gli ha dato $2? Sì. Diciamo che sono fatti tuoi, però dato che devo avviare alla vita americana, sappi che così hai finito prima di cominciare. Per quanto te l'hai accordata? 50 centesimi. E quelli li dovevi dare. E si fece più vicina. Quando ha detto che ti mandano ogni mese dall'Italia? Millì non rispose. Non ti preoccupare, te lo dico io, 2.400 lire. Lo sai quanto sono in dollari? Circa 140 più o meno, $4 al giorno. Che ore sono? Non lo so, le 7? Fatti un po' i conti. Non sono neanche le 7 del mattino e già hai speso la metà. Lo sai quanto costa la vita qua a New York? Quelle parole rischiavano di aprirle di nuovo la porta dell'angoscia. Millì sentì cadersi addosso tutta la responsabilità del cambiamento, il dubbio che non sarebbe stata in grado di uscirne fuori. Riaffiorava il senso di disperazione.
si diede da fare per trovare posto sul sedile posteriore dove erano accatastati il baule, le cappelliere e una valigia a fianco. Per farli entrare si era dovuta aprire la capote, le altre valigie stavano chiuse dentro al bagagliaio. Prese posto con una cappelliera sulle gambe, un attimo prima di partire, Anna, comoda, davanti, si voltò col solito sorriso. Adesso non ti preoccupare, per i soldi ti insegno io come si fa, vedrai come mi sono organizzata. Scusa, sotto al sedile c'è una coperta, ma dai, la corsa in cabriolette non l'avevo messa in conto. Lì si era rintanata nel cappotto. State tranquilli e goditi il paesaggio. Martin, l'autista, fece manovra e si gettò nel flusso di New York. Una storia fatta di tante storie, perché come avete capito diciamo, l'idea nasce dalla voglia di dare un giusto sfogo a quello che si racconta in famiglia intorno a una grande tavola. E in una famiglia che è numerosa, a tavola, quando si mangia uno sta meglio con la pancia a posto. Se poi beve, molto spesso il vino allarga l'intelligenza oltre a allargare le capacità di parola, e i fatti si raccontano, e poi se la famiglia è grande alla storia di uno se ne aggiunge un altro, ci sono i rimandi. Se poi la famiglia è fortunata che ha diverse generazioni intorno a quella tavola, è chiaro che i passaggi, spazi temporali sono un gioco forte, diventano una sorta di linguaggio comune, i codici si vanno a mischiare, si parla e si mangia e si beve, si torna indietro con il passato e poi si gioca e poi ci si accarezza e poi si litiga. Ecco, io volevo dare, ho immaginato il libro come una grande mensa, come intorno alla quale questi personaggi, che sono quei personaggi che al di là degli artifici narrativi sono i personaggi che rientravano nelle storie raccontate in questa tavola familiare e in altre tavole familiari che si incrociavano con i ricordi di quella tavola familiare. Io non lo so poi se è tutto vero quello che si dice, giustamente come diceva il professore Ventura, poi se uno scrive il libro, poi il libro diventa una cosa al di là del suo valore, voglio dire, ma diventa una cosa al di là di chi l'ha scritto, perché evoca sensazioni, sentimenti, ricordi che sono tutti legati alle caratteristiche di chi benevolmente l'ha voluto leggere, insomma. Io direi un'altra cosa, io ringrazio per diciamo, la corposità delle interpretazioni perché mi lusinano, ma io volevo raccontare un fatto di tanti fatti. Cioè, questa era la mia sostanza, volevo soltanto raccontare un fatto di tanti fatti, e spesso a tavola non si dice mica sempre la verità, si dicono a tavola in famiglia, dico, no, si dicono cose verosimili, non a caso forse. Molti affari si concludono a tavola, perché uno poi alla fine dice cose vere, dice cose verosimili, poi si convince, poi si firmano i contratti, poi si costruiscono le storie, uno magari vive per tanti anni in una famiglia pensando che era di un tipo, e poi in realtà la realtà era benissimo un'altra, era tutt'altra cosa. E io penso che
cioè chi scrive nell'artificio narrativo, nel momento della creazione, si diverte a fare la storia. Se poi questa storia si sviluppa incrociando le situazioni dei personaggi alla grande storia, cioè alla storia al professore, alla storia dei grandi eventi, che poi cambiano anche i meccanismi di vita, non solo delle famiglie, ma delle singole persone che con le famiglie vivono, diventa ancora più significativa quella tavola, diventa ancora più pregnante di vita vera. E poi si sa, insomma, che poi, quando si digerisce, lo dice qualche passaggio del libro, poi la dimensione onirica è quasi immediata, spesso si mangia e si sogna mentre si mangia, si beve e si sogna prima, durante e dopo la bevuta. Ecco, la sostanza del libro è questa, poi il plot, il filo narrativo, mi piacerebbe che fosse letto con uno spirito divertito, ecco, questa era la voglia di fare, dove anche le cose più, insomma, parliamoci chiaro, non credo che ci sia nessuno che non abbia mai avuto la ventura di stare dopo il funerale nella casa dei parenti, dopo si ci schiatta la risata, cioè se non è un evento traumatico, catastrofico, ma è una morte tutto sommato attesa, ma anche in maniera, dopo il funerale, chi rimane a casa, comincia a piangere, piano piano ricorda i fatti che sono i fatti più significativi, i fatti più comici, quasi come effetto liberatorio, insomma, se ci schiatta la risata a volte, cosa mi è capitato, l'ho visto in più, quello è un fatto liberatorio, un fatto che dà senso, secondo me, pure alla vita e alla fine di quella vita, dando l'idea che poi quella vita, penso che questo sia il senso della letteratura, la vita continua con altre occasioni e con l'elaborazione di nuove storie, ma anche di altre storie. Il libro interseca la fantasia e la realtà. Brani decisamente inventati, gli altri invece sono storicamente provati. C'è la Svelte, questa vicenda di Mille, di Mignonette, il grado di parentela eventuale che c'è stato. Ah, io non posso esprimermi dopo, perché sono tutti quanti i parenti da cui è nata la storia, quindi io mi sono... Insomma, il cognome è lo stesso. Poi c'è questo fatto che uno cerca sempre di valorizzare le situazioni familiari. Mille aveva lo stesso cognome della famiglia di mia madre, Mignone. Era una donna di successo, quindi imparentarsi con lei mica era una cosa da poco, era una cosa buona. Se Millì avesse fatto solamente la escort come qualcuno dei miei zii, mi sottolinea, probabilmente questa parentela non sarebbe stata così valorizzante, dato che andava bene, insomma, ci è piaciuto almeno a me credere che Millì fosse una nostra cara parente. Io per esempio ho visto che somiglia a una delle mie zie che non c'è qua, zia Sesina, le mie zie, cioè, almeno dal punto di vista delle espressioni, manca questa mia zia, però ecco, quando la guardavo dice, siamo tra cugini, sono dei cugini più giovani di me, sono più anziani, forse qualcuno è presente, ma diceva, zia Sesina a televisione, tutti quanti erano con te, e mio nonno non faceva nulla, visto che era di successo, per dire no, non siamo mai, mi lasciava la cosa così, nel dubbio, come un'altra storia di questa. Questa zia ma non c'è, per dire la verità, tra l'altro non è la più alta della famiglia, diciamo, quindi anche se ci fosse sarebbe difficile individuarla, no? Ci sono delle altre però belle esemplari di zie mie della mia bella famiglia, grazie a Dio, quindi. Ci sono delle altre zie che sono lì, insomma, sono tutte belle le signore che sono qui, tra le più belle ci sono le mie zie. Al cugino, parente, nipote, amico, te lo vuoi picchiare? Noi lo tratteniamo. Intanto rispondi alla domanda, questa catarsi di cui parlavamo prima, tu l'hai attraversata, l'hai subita, l'hai voluta, non te ne sei accorto per niente, è stata una liberazione. No, dammi una dritta. Una catarsi è... Un'altra domanda? No, questa domanda però voglio dire... Ora facciamo un'altra interazione. Certamente tu hai raccontato una storia, ma ogni storia che si racconta ti libera di qualcosa o ti fa pensare a qualcosa, questa è la catarsi, o comunque ti ha in qualche modo messo in contatto, se vuoi, con delle parti di te, no? Allora questo volevamo sapere. Ah, io avevo avuto una domanda aggiuntiva. Ah,
com'è cioè questa, l'uso di, questi, di queste immagini così forti nel libro. Allora, vabbè, io sono un catartico, diceva qualcuno, un autarchico e un catartico. Sì. Cioè, la catarsi è, diciamo, è fondamentale, non lo dico certo la psicologa, è un evento quasi inevitabile, ineluttabile nell'atto della scrittura. Penso che si scriva portato inevitabilmente a quel, cioè, l'atto creativo in sé è pregnante di questa, di questa cosa che chiamiamo catarsi, voglio dire, la voglia di scoprire quello che c'è realmente dentro e farlo riaffiorare in maniera conscia. La cosa incredibile è questo, perché quando sogni, sogni, e a meno che uno non è così bravo da pilotare il sogno, alla fine è parte quasi passiva, perché avviene tutto a livello inconscio. Quando si scrive e si crea, è come se tu dirigessi totalmente questa tua ricerca di te, che si approfondisce in quello che sei, ma poi si esalta in quello che diventa poi l'opera creativa. Ripeto, al di là del valore che questa opera può avere, ed è un fatto ineluttabile, questo, credo. La seconda domanda, l'uso delle simpatie è strettamente collegato al meccanismo della catarsi, cioè quando si sogna tutto quello che nelle realtà spesso uno non vorrebbe vivere, e allora affiora in quella dimensione, che è una dimensione violenta, una violenza incredibile, oppure con un piacere fenomenale. Insomma, noi maschietti abbiamo le produzioni notturne, quelle sono qualcosa di, ancora ce l'ha, come dire, di formidabile, no? come sensazione che ti riporta a una realtà gradevole. Idem la dimensione di violenza, lo svegliarsi di botto nel momento in cui fai un sogno tremebondo. E poi, scusate, c'è pure il fatto che noi viviamo in una dimensione dove facciamo visione quotidiana, abbiamo visione quotidiana della violenza, e quindi forse quella violenza non abbiamo neanche bisogno di sognarla, perché l'abbiamo sistematicamente davanti e siamo assuefatti a queste immagini. Ma nella storia del libro, non a caso la televisione che poi è il veicolo di visioni che sostituiscono spesso la funzione del sogno, ancora non c'era, e quel mondo era violento, violento per davvero. Insomma, chi ha un minimo di conoscenza, soprattutto anche in diretta, di quella realtà, sa che si viveva nelle fabbriche, perché sono alcune descrizioni forti, sa che si viveva, come si viveva nei vasci, sa, e dico scusate, dico allora, ma basterebbe farsi una passeggiata dietro la stazione lungo il fiume, nei villaggi che hanno allargato a dismisura questa città, nei villaggi rom, per capire come quella violenza sia comunque ancora nelle cose. Per me è diventato abbastanza facile. Poi, tra l'altro, insomma, io faccio il libraio, tra le altre cose, sto tra i libri, mi piace leggerli, diventa quasi un fatto naturale esprimerti, se poi i libri li leggi, se non fai il libraio solo per vendere i libri, scrivere, no? Diventa un linguaggio, un codice a te noto, normale, che ti viene bene, diciamo. Poi non so se ti viene bene tanto da essere piacevole per chi legge, ma ti viene bene sicuramente scrivere. Allora aggiungo ancora qualcosa io, ed è che appunto tra tutti questi incroci, questo dito che è la narrazione, c'è una mano, posso finire io un attimo? In questo ordito che tu hai tessuto si va a scoprire anche qualcosa che non è così ben noto alle cronache, o forse soltanto a qualche storia, ed è questo rapporto tra il regime fascista in Italia, l'emigrazione italiana, che è quanto mai attuale in questo paese, che ha saputo dimenticare un fenomeno che ha pervaso l'intera penisola, e le autorità americane. È qualcosa che, come dire, è un aspetto della nostra storia, della storia internazionale, i cui collegamenti forse sono poco conosciuti. Ti va di approfondirli un... Ma poco, giusto, no, giusto per richiamarlo, c'è una parte che riguarda un'occasione che io non credo che
la genialità italiana anche in politica, come abbiamo alcuni aspetti adesso, si sia persa. Insomma, parliamoci, c'era un rapporto diplomatico interrotto ufficialmente tra Stati Uniti e Italia, diciamo nel periodo più avanzato del ventennio. Io non posso credere che, nonostante ci sia questo rapporto diplomatico ufficialmente interrotto, non si sia sfruttato per intelligence il grande traffico di artisti che c'erano tra l'Italia e gli Stati Uniti. Là ho giocato di fantasia, ma non posso credere che non ci fosse questa, che si fosse persa questa possibilità. Poi non sono uno storico, sono uno che si diverte con la scrittura, quindi non ho da quel punto di vista dei riferimenti precisi. Sicuramente il piano storico-sociale che esso, diciamo, che sottende tutte le avventure dei personaggi del libro è un tessuto che è ripieno, insomma, questo mi sento di poterlo dire. La domanda. Buonasera, io ho avuto il privilegio, ma anche l'impegno e la responsabilità di leggere il manoscritto. Pino me l'ha mandato, io l'ho stampato e l'ho letto in una notte. Man mano che andavo avanti con la lettura, scompariva Pino e rompeva sulla scena lo scrittore magistrale. Il libro è intanto bellissimo, è una delle cose più belle che io ho letto negli ultimi 10 anni. È un libro cinematografico, perché le immagini, anche forti, anche sgradevoli, mi hanno accompagnato le mie giornate e di tanto in tanto si affacciano alla mia memoria. Non sono d'accordo nel definire questo libro un libro mediterraneo. Questo è un libro impastato con elementi primordiali, è un libro fangoso, è un libro in cui c'è l'amore, c'è la morte, c'è la memoria, c'è lo struggimento, c'è il perdimento, e questi non sono sentimenti che si possono incardinare in un particolare ambito geografico, perché appartengono a tutti, a tutta l'umanità. Per cui credo che questo sia davvero un libro importante. Sono felice di averlo letto quando era ancora così spaginato. E io stasera ho voluto comprare questo libro perché voglio che comunque si fermi sul mio comodino, perché questo libro l'ha scritto Pino Sastani. Pino Sastani è un mio amico, la sua famiglia è la mia famiglia, per cui io davvero gli faccio i migliori auguri per come questa sera, con questo lavoro, e spero con gli altri lavori, insomma, accrescerà la qualità della vita di noi tutti qui a Cosenza e in ogni posto dove ci troviamo. Questo è un libro veramente bellissimo, chi si accinge a leggerlo se ne rende conto subito. Anche questo senso un pochino di apparente confusione viene subito comunque superato dalla magia e dalla grande maestria nel raccontare i fatti non sono quasi mai realtà, sono fatti, noi li raccontiamo. È pregevole questa necessità che hai sentito di riallacciare i fili sospesi della tua storia, ma anche di tutte le nostre storie. Grazie Pino. Volevo innanzitutto complimentarmi con la scelta dei brani e soprattutto far notare che a mio avviso si tratta di una scelta un po' furba, in quanto nessuno dei brani che è stato scelto
e funzionale all'interno della trama. Sono tutti brani che danno la dimensione dell'impegno profuso all'interno del testo, in quanto ogni singolo brano che è stato letto potrebbe essere preso anche a sé stante e avere una sua dimensione abbastanza, abbastanza semplice per chi legge e quindi oso dire alquanto complessa per chi scrive, in quanto più semplice è il messaggio che arriva al lettore, più difficile è l'impegno a limare da parte di chi scrive. Detto questo, volevo soffermarmi invece sul rapporto con il sogno in merito alla catarsi, perché sebbene Pino abbia detto che nell'elaborazione c'è una grande differenza tra il sogno e l'atto creativo, in quanto l'atto creativo è un atto consapevole. Per quanto questo sia completamente vero e valido, nonostante questo, a volte i personaggi fanno un po' da sé. Quindi lì quale parte, diciamo, dell'autore viene fuori, nel momento in cui il personaggio fa un po' da sé e prende la sua strada, questo implica che inconsciamente si lavora quindi anche su un piano dell'inconscio, oltre che su un piano, diciamo, assolutamente consapevole nell'atto creativo. Questa è la domanda. Una domanda complessa, a metà tra l'approccio marxista e quello psicoanalitico, è tutta la tua risposta. No, è solo tre parole, perché ho dato il tuo genere di debito, felicissimo che sia dedicato, ma però mi dispiace la sofferenza di chi sta in piedi. Voglio soltanto dire che quello che dici tu è verissimo. Insomma, mi piace, qua potrebbe essere più lo scrittore vero, lo scrittore vero alla mia sinistra, insomma, che ha scritto più romanzi, tutto per editori come Mondadori, scrivere, editori come questi, per Infinito Edizioni, tutto il ministero. Però penso, credo, che, diciamo, si inizia cercando di costruire una sorta di tappeto elastico che è, diciamo, il fondo sul quale poi i personaggi rimbalzano. E tu cominci a farli rimbalzare, questi personaggi, ma come succede su un tappeto elastico, quando ricadono, il rimbalzo successivo non sempre lo puoi tu determinare, è come se avvenga per fatti suoi. Questa è la bellezza, per cui penso che tu abbia ragione. Diciamo che il mio processo, scusate se lo svilisco, forse il grande processo creativo, ma mi funziona così: se io lavoro con personaggi che rimbalzano su un tappeto elastico, questa è la mia diciamo, sostanziale attività di scrittore. Tornatemi da Circo Sassano, io ringrazierei tutti quanti, innanzitutto, tanto lo faccio in ordine, in senso orario, ma Mario Tramala, la psicologa Cristiana Castriota, il cronista Alberto Regina, Circo Sassano, l'autore, il cronista.